Sono venuta al Lidl per prendere questa. Guarda le piante che ci sono. C'è questa che è molto bella con 8 euro. Questa qua crescerà, diventerà meravigliosa. Ci sono questi palmini che ti avevo detto che anche questi crescono. Sono 8,90 euro. C'è anche questa, però sono più belle le palme. Questi qua sono i prezzi qua. Sono venuta a prendere apposta questa zanzariera. Io sinceramente l'ho presa già una 3-4 giorni fa e sono tornata a prenderla perché è veramente molto interessante. Costa 10 euro, 9,99 euro, ma ne valsa la pena. E soprattutto la uso sia come zanzariera che un blocco antisuicidio del mio gatto, perché mi ha volato 2 volte, quindi microinfarti. In frattempo faccio vedere le cose nuove che ci sono a Lidl. Questa attrezzatura per fare il pedicure è molto interessante. Comunque a fine video vi faccio vedere come sta la zanzariera. Per 10 euro è veramente molto economica e validissima, sono contenta. Invece questa qua per rinfrescare la pelle, mantella bella giovane, ci sono diverse cose molto interessanti, ma io sapendo che sono venuta a prendere la zanzariera, ho detto ma dai, facciamo questo video con le varie cosette nuove che ci sono a Lidl. Questa spazzola per la pulizia del viso con 12 euro, va bene, e cose per organizzare i trucchi, pettini, l'amaca, peccato che non ho spazio nel balcone, o l'amaca o il balcone. E poi c'è questa cesta che si può attaccare alla porta e che c'era già la Gigino per attaccarla alla porta, veramente molto carino. E niente, sono tornata a casa, adesso vi faccio vedere questa meraviglia. Io ve lo consiglio vivamente, se avete un Lidl vicino o lo ordinate online oppure andate là. Io ho avuto la botta di... che sono andata, pensavo di non trovare, invece ne ho trovati solamente 2. La gente l'ha rubata via, perché è veramente molto interessante. Come vi ho detto, io l'ho presa più che altro per il gatto, anche per poter lasciare un po' la finestra aperta adesso che fa caldo, ma con lui che tenta il suicidio in 2x2 vorrei farmi venire un infarto. E non solo, di notte mi piacerebbe mantenere il balcone aperto, non posso perché lui mi va dai vicini. È semplicissima, si allunga di 1,30 m, la larghezza è di 50 cm, quindi va bene, soprattutto questi tipi di balcone, come vedete, guarda che bello. Mi piace proprio tanto, quindi potete anche lasciarlo fisso. E in cucina, il primo che ho preso, sinceramente l'ho lasciato in cucina. Adesso vi faccio vedere che io vivo praticamente in Baghdad, però la Spagna. E l'assassino, il suicida. Adesso vado a farvi vedere come la uso io in balcone. La uso come separè, soprattutto la notte, perché lui vi va via dei vicini. Comunque, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così vi arriva tutta la novità. E alla prossima, buona giornata a tutti.